Buonasera ragazzi, ora 19:12, episodio 21. Sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Oggi iniziamo parlando di una situazione che mi è appena capitata, orora, ovvero avere davanti una macchina che andava a 20 all'ora, però con la P di patente o patentato, non ho mai capito a cosa si riferisce, attaccata dietro, quindi di conseguenza una persona che sta facendo pratica, no? Una cosa che dove ci siamo passati tutti, abbiamo fatto cagare tutti quanti agli inizi e avanti così poi alla fine tutti ce la fanno. E cosa è successo? Ovviamente questo ragazzo, ragazza, non so, tra l'altro adesso sono sfigati perché devono, sfigati, non per colpa loro, devono farsi anche la guida notturna, quindi devono anche farsi la pratica di notte, veramente brutto, sono contento di non averla fatta, anche quello in autostrada, terribile. E detto questo, l'avevo davanti e stavo andando a 20 all'ora, stavo andando un po' a zig zag e a un certo punto c'è un incrocio bastardo dove è ovvio sbagliare, infatti ha rischiato di andare dritto, fortuna una strada secondaria eccetera eccetera, e ero là, che ero dietro, però da qualche mese a questa parte, in realtà da qualche anno, prima ero, quando ero giovane ero fastidioso, vedi davanti lo colpivo, dove cazzo vai, dai te a casa se non sai guidare. Poi un giorno ho detto cavoli, cioè anch'io ci sono passato, e una volta mi ricordo tra l'altro facendo pratica con mia mamma mi sono trovato non so come quasi giù per un fosso, perché stavamo facendo pratica in falso piano in salita di partenze da fermi e vai indietro un centimetro e vai indietro un centimetro e vai indietro, roba che cadevo giù per un dirupo. Comunque siamo sopravvissuti e abbiamo imparato da quello e avanti così, no? E allora da allora ho detto cavoli, cioè chissà che ansia c'ha sto qua, chissà che paura anche di vedere dei fari dietro di una persona che magari dice adesso mi suona, adesso mi rompi i coglioni, io sono qua che non so fare, lui invece sa guidare, e magari si sente anche inadatto, no? Almeno mi ricordo io come mi sentivo, perché chiaramente vedi tutti gli altri che vanno come dei proiettili, se ne sbattono i coglioni, vanno, beccano un muretto, chi se ne frega, toccano, spaccano, prendono una multa, amen, tu sei la preciso, 50 all'ora, 30 all'ora, dove sono i limiti, non superare la linea di mezzeria perché sennò guai, e tutta una serie di imposizioni che ti scordi nel momento in cui ti consegna la patente. Però fatto sta, sei in questa gabbia, quindi tu da dentro vedi tutti quegli altri che volano liberi, tu sei lì. E mi è venuto un collegamento con una cosa che ho sentito sul libro di Dale Carnegie, che sto ascoltando con Audible, che vi lascio il link in descrizione magari, tra l'altro è nelle prime pagine questa frase, quindi è molto, la beccate subito se lo leggete. Parlava di come le persone che sanno trattare con la gente, in sostanza, che sanno anche farsi voler bene, riescono a non riprendere gli altri per gli errori che fanno, cercando di mettersi nei propri panni. E fanno l'esempio di Lincoln, che a un certo punto, in sostanza, dà l'ordine a un generale di terminare una battaglia attaccando il nemico che era ormai alle corde, e questo generale fa tutt'altro, ovvero tergiversa, alla fine il nemico riesce a scappare. E Lincoln gli scrive una lettera dove gli dice: guarda, che hai sbagliato tutto, ci hai fatto allungare la guerra ancora di chissà quanti anni, per colpa tua, bla 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 bla. E in sostanza questa lettera lui non l'ha mai spedita, tra l'altro. Non so neanche cosa gli abbia scritto in realtà, però il suo ragionamento è stato: ok, questo generale, io gli ho dato l'ordine di attaccare, però lui era là da anni nella foresta a combattere nel fango, vedere morti, eccetera, eccetera. Quindi è facile per me, da qua al caldo, digli guarda, attacca, distruggi, e chissà, magari muori anche te nell'attacco, perché non hai detto che fosse un attacco senza nessuna vittima da parte loro. Quindi devo fare un passo indietro e capire cosa provava lui in quel momento, no? Perché appunto mettersi nei panni degli altri è una cosa che è difficilissima, cioè non è difficile, è impossibile, perché quello che stanno passando gli altri, quello che sanno gli altri, quello che fanno gli altri, noi non lo sappiamo, non lo sapremo mai, neanche delle nostre persone più vicine. Quindi è una cosa assurda che possiamo solo ipotizzare e sperare di beccare quasi circa la veridicità della nostra supposizione, no? E devo dire che effettivamente la potenza di questa frase è tanto immediata, impattante, quanto facile da dimenticare, perché infatti, come suggerisce Carnegie, il libro che ha scritto andrebbe letto almeno
No, anzi, no, almeno va tenuto sulla scrivania, ogni tanto lo apri, leggi un paragraffetto e lo metti via, così tanto per tenere la mente aggiornata, perché già effettivamente questo primo capitolo è veramente illuminante, cioè, e poi è una cosa che te la dimentichi, fra una settimana già te la sei dimenticata, però rileggendo ogni tanto dici effettivamente chissà cosa fa gli altri, come avere una macchina attaccata al culo dietro che ti fa innervosire tantissimo. Però, magari, non so, a fretta a casa la moglie che l'aspetta con sono rotte le acque, a fretta di andare. Chi siamo noi per giudicare? Anzi, perché non abbiamo energie e tempo da perdere nel pensare agli altri, più che altro, che è una cosa totalmente incostruttiva. Quindi, sia perché non abbiamo le basi per farlo, sia perché comunque non ha senso e non è utile farlo, no? Però, tutto questo mi porta a quello che vuole essere un argomento a sé stante, che però ho collegato a questo perché effettivamente c'entra un sacco, no? Stavo parlando con un mio amico del nuovo wallet dell'iPhone, no? In pratica è un portatessere che tu puoi attaccare tramite magnete al retro dell'iPhone, no? E lui fa: guarda, è una figata perché se te lo attacchi dietro poi paghi solo con la carta di credito tramite contactless e non ti devi portare più dietro contanti, smenate varie, bancomat, che cazzi, no? Non devi mettere neanche il PIN, non fai niente, fai solo la male che vada, firmi e via, no? E mi fa: io infatti non ho la wallet, però ho l'Apple Watch e pago solo contactless tramite Apple Watch perché ho registrato la mia carta di credito. E io, da mente chiusa quale ero fino a quel momento, ho detto: ma sei stronzo? No, non gli ho detto sei stronzo, ho pensato: cavoli, se facessi una cosa del genere andrei sul lastrico ogni mese, perché chiaramente spendo tutti i soldi e in più il mese dopo mi tirano giù quelli della carta di credito e andrei, sarei costantemente in deficit, no, di soldi. Come fare? Cioè, nel senso, io non ce la farei mai a vivere una vita del genere, no? Gli ho detto: ma tu, cioè, perché lo fai? Sai che ti tirano giù tutti i soldi a botta una volta al mese, come fai a tenere i conti, no? E lei mi fa: beh, ma è molto semplice, io non uso il bancomat, io uso solo la carta di credito. So che metà del mese dopo mi tolgono questi soldi che comunque mi toglierebbero man mano durante il mese. E effettivamente il suo ragionamento ha totalmente senso, è totalmente non è contrario, totalmente diverso dal mio, perché come vedo io la carta di credito? Vedo una cosa che per fare delle spese in aggiunta al bancomat, cioè io col bancomat spendo 1000, so che con la carta di credito ho speso 200, ho speso 1200, e il mio amico invece sa che con la carta di credito spende 1000 e basta, ha speso 1000, comunque è una cifra che avrebbe speso comunque, che ha sotto controllo e che a lui non cambia spendere così o colà, perché la vede in maniera diversa. Lui non usa il bancomat, punto, lui usa solo la carta di credito, e questo è totalmente diverso da come faccio io, che uso il bancomat più la carta di credito. Quindi è ovvio che io vada a perdere di vista assolutamente i conti, perché vado col bancomat, già col bancomat molte volte non ho alba di quello che stia succedendo sul conto. Con la carta di credito ogni tanto apro l'app e dico: what? Perché ci sono delle cose che non mi tornano, poi effettivamente tornano leggendo l'estratto conto, però nel momento dico: che stronzo che sono stato a spendere tutti questi soldi, no? E effettivamente è quello che diceva Carnegie, nel senso, noi non possiamo mai sapere cosa fanno gli altri, non siamo nessuno per giudicarli, no? Infatti questo mio amico alla fine non dico che abbia più ragione di me, perché non c'è ragione o torto in questo settore, però è effettivamente è un punto di vista molto interessante, e soprattutto in generale libera tantissimo il fatto di non dover pensare sempre a ogni situazione di dover prendere una posizione, perché cioè, è quello che si fa, almeno parlo per me, penso di poterlo estendere alla forse maggior parte delle persone, diciamo, perché senti qualcosa e dici: hai ragione, hai torto, hai sbagliato, hai fatto giusto. Beh, in realtà l'hai fatto, punto, cioè tu hai la tua vita e viva così, prendo spunto se c'è qualcosa da imparare, come nel mio caso la carta di credito potrebbe essere, nel caso dovessi fare un viaggio, metti, in bici, mi prendo la carta di credito e boh, so che quella posso strisciarla dappertutto e non mi prendo sul banco, ma così non raddoppio le spese, e questo è quanto. Poi magari continuo a usare il bancomat e lì continuo a usare la carta di credito, ci mancherebbe altro, però
mi sono tolto di dosso il fardello inutile, che non richiesto da nessuno, di dire guarda che stai sbagliando. Ma perché stai sbagliando? Stai facendo il cazzo che vuoi. Anche se usassi tutti e due bancomat e carte di credito, sarebbero comunque affari tuoi. Cioè, non so che spese fai, magari compri cose e le rivendi al doppio del prezzo, quindi ci guadagni comunque, e lo stronzo in fin dei conti sono sempre io. Quindi questo è il discorso finale, ragazzi. E voi fatemi sapere se usate carte credito o bancomat o entrambi, o non ci avete mai pensato come ho fatto io finora, perché magari scopro che tutto il mondo bene o male usa la carta di credito perché è più comoda e io sono l'unico rimasto anacronistico col bancomat. E detto questo, in descrizione trovate come al solito tutti i link per poter andare al blog, andare a trovare il materiale consigliato oppure offrirmi un caffè. Domani magari discutiamo sulla definizione di offrire caffè, o forse no, dai, non vi spoilerò perché magari sentite questa frase di l'episodio di domani sarà una merda, quindi non l'ascolto. Ascoltatelo perché magari cambierò argomento. E altri link vari, ovvero link per andare su Amazon dove poter fare degli acquisti, a me arriva una piccola percentuale, o se no potete votare questo podcast, visto che siamo fermi a 13 voti da un po' troppo tempo. Se no, io ragazzi vi ringrazio, noi ci sentiamo domani pomeriggio, domani sera. Sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, e questo era l'episodio link con l'uso al bancomat o la carta di credito.